Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E bentornato a Effetto Notte a uno degli attori più simpatici, poliedrici e anche attivi del nostro cinema. Bentornato ad Antonio Catania. Grazie. Antonio, grazie per aver accettato il nostro invito. Io ho una curiosità, ma tu quanti film hai fatto, Antonio? È una domanda difficile questa, forse troppi, non lo so. Ma no, io ho studiato un po', 70, ci hai pensato mai che sono 70? Ruoli molto gustosi che scopriremo nel corso di questa puntata, anzi li riscopriremo. Uno speciale c'è? Prima che li iniziamo. Un film speciale? Uno speciale che porti nel cuore c'è? Beh, per forza Mediterraneo per tanti motivi, no? Un po' perché è stato il primo in pratica, un po' perché la compagnia, eravamo molto legati, un po' per il posto veramente magico, un po' anche per il risultato che è stato sorprendente per certi aspetti. Gianni, che è stato qua? Gianni, Angelo, hai sentito? Gianni che sta qua? Pure lui sta qua, tutti insieme stiamo qua da 3 anni. Ah, tutti quasi? E siamo arrivati insieme. E non sapete niente, non avete, che so, una radio o qualcosa, no? Sì, ce l'avevamo. Ma allora vi devo dire tutto, vi devo spiegare tutto. Allora, Mussolini è caduto. Quindi è un film che mi è molto caro. Assolutamente, credo che sia caro a tantissime persone. E poi quando diciamo una parola, Oscar, comunque ne riparleremo ancora durante questa puntata. Allora facciamo un salto nel tempo e arriviamo ad oggi. In questo momento le sale cinematografiche sono chiuse, quindi i film li vediamo online e tu sei tra i protagonisti di questo film che si intitola Free e che è disponibile appunto online e che racconta una storia molto interessante perché è un gruppo, diciamo, di giovanotti, come li vogliamo chiamare, negli anni verdi, cioè c'è Sandra Milo, c'è Corinne Clery, c'è Ivano Marescotti per fare qualche nome, che decidono di andare via, così, di scappare, ecco, dalla residenza sanitaria assistita in cui vivono un po' anche dimenticati dalle loro famiglie, anche questa mi sembra una cosa interessante da dire, e fare un viaggio, no? Vivere una grande avventura per ritrovare qualcosa di se stessi. E nel caso di Sandra Milo vuole ritrovare te perché sei il suo grande amore di giovinezza. Era così charmant. Dobro do ciao, benvenuti. Allora io comincerei un po' da questo, ma com'è andata con lei e poi vi hanno definito, io ho letto qualcosa anche in rete, una coppia esplosiva, confermi o no? Beh, Sandra Milo sicuramente esplosiva, è sempre stata, veramente una collega di lavoro fantastica, una donna meravigliosa, un'esperienza, ma soprattutto un'energia veramente incredibile. Poi un'energia che anche questi arzilli vecchietti dimostrano nel cercare di inseguire un sogno che comunque, perché no, non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni, le proprie aspirazioni, un po' lasciati in una casa di riposo come se appunto fosse esaurito il loro ciclo vitale. Invece non è così, no? Anche questo, la famiglia dovrebbe occuparsi di più di queste persone che hanno ancora molte cose, tant'è vero, molte cose da dire, tant'è vero che queste dimostrano proprio questo fatto, no? Che hanno il corpo di rene che ti porta a cercare una nuova avventura. C'è segreto. Tu non tiri nessuno. No. Tu ti accompagni gente pericolosa. Questo dragolito con mio, ma chi è? Non lo conoscevano. Questa situazione va risolta. Allora, tu sei ancora giovane, come si dice, però sì, insomma hai la, sempre. Hai la tua bella carriera. E quindi, così, rivedendola adesso, come la vedi, come la giudichi? Beh, quasi sempre quando si arriva a un certo punto si comincia a guardare indietro verso quello che hai fatto. Vorresti avere ancora quegli anni per cercare di correggere gli errori, no, commessi. Purtroppo le due cose non vanno mai insieme, no? Quando sei giovane sei inesperto, quando sei esperto non sei più giovane. Io sono stato fortunato perché ho fatto sempre degli incontri molto belli, sia con registi che con attori, e soprattutto da quello tu impari delle cose, no? E adesso mi vengono in mente degli incontri importanti con attori stranieri importanti,
Ernest Borgnine, per esempio, che è un grande attore. Dove l'hai incontrato? Che ha vinto l'Oscar. L'ho incontrato nel film che abbiamo fatto con Bisio, La cura del gorilla, no? Tu non preoccuparti di niente, nothing. Ci pensa tutto The Bustman. Gorilla! Gorilla, guarda che ti presento. Questo è Mr. Jerry Warden. E quell'incontro per me è stato veramente, mi ha rivelato, perché vedere una persona, allora aveva la sua bella età, no? Così divertita nelle gag, nel modo di divertirsi nel gioco del cinema, quando potrebbe essere una colonna, no? Una star di Hollywood, quindi anche un po' distante. Ecco, la vicinanza, quando riconosci te stesso negli altri che sono grossi e importanti, dici, beh, tutto sommato facciamo parte della stessa famiglia, no? Senti, a proposito di incontri, appunto, abbiamo parlato, allora tu, appunto, Catania di nome di fatto, perché dalla Sicilia tu sei di Oci Reale? Sì. Sei venuto appunto a Milano, hai fatto teatro, hai studiato per fare questo lavoro, in teatro hai conosciuto Gabriele Salvatore, sì, con cui poi hai fatto Mediterraneo, ma non solo, tanti altri film, Puerto Escondido, con lui hai lavorato tante volte e credo che si sia creato anche un rapporto, diciamo, personale, di amicizia, è così o no, Antonio? Sì, certo, Gabriele abbiamo condiviso momenti, bei momenti di amicizia, di ludici anche, no? Di gruppo, insieme a Bisio, Paolo Rossi, Silvio Orlando, Gigi Alberti, insomma eravamo un bel gruppo così. Devo dire che quelli sono stati momenti e ricordi molto belli, che ancora ci legano, perché io ho dei rapporti con queste persone che ho citato prima, questi attori ancora oggi. Mandatemi gli agenti Brioschi e Rezzoni. Senti, parlando ancora di amici, hai lavorato tantissimo e credo che tra voi ci sia veramente un rapporto di amicizia con Aldo, Giovanni e Giacomo, no? E, insomma, hai fatto tanti film con loro, da Chiarimi se sono felice, e, insomma, così è la vita, veramente avete, sì, lavorato spessissimo insieme. Loro ti chiamavano Catania, come questa, sì, cosa? Perché loro hanno questo vezzo di chiamarsi con i loro nomi, no? Secondo loro il mio nome non era Catania, come io continuavo a ripetere, quando mi chiamo Catania, no? Catania, dai, Catania. E al nord è Catania, diventa Catania. No? Facciamo così. Tu adesso vai a San Vittore, prelevi il detenuto, lo porti in tribunale, no? Catania. Io posso scendere pure qua. Catania. Io faccio un favore a te e tu fai un favore a me, eh? Così è la vita. Comunque ho la sensazione, avendoli intervistati un po' di volte, che siano molto, molto più seri e riflessivi di quello che sembrano, no? Sì, ma noi quando facevamo il film c'era una specie di dibattito davanti al combo, no? Al monitor. Quando si vedeva, ognuno diceva la sua, no? era tutto molto, cioè un aspetto tecnico delle gag che veniva analizzato in maniera molto precisa. Come le Fauci, mi sento come se fossero secche. Che? Fauci, secchezza delle Fauci. Maria, uno che sta per piangere, l'altro c'ha la secchezza delle Fauci, San Morellino di Scanzano, è un po' di allegria. Allora, li salutiamo e li aspettiamo anche, perché perfetto, insomma è sempre un piacere ritrovarli. Allora, ti interrompo un momento, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a parlare di Sicilia, di Verdone, di Ficarra e Picone, di una scuola. Cosa hanno, sì, in comune tutte queste cose? Hanno in comune Antonio Catania, quindi ci ritroviamo tra pochissimo, dopo la pubblicità. Di Pietramare, sì? Volevo dirvi che abbiamo costruito una veranda abusiva nella villetta. Ma non è che potete dire che l'avete costruita voi? È una telefonata anonima. Pronto? Vigili urbani di Pietramare. Sì? Volevo dirvi che mio cognato si fa. Ma non può dire che è tuo cognato, se no si capisce che siete voi. Pronto? Vigili urbani di Pietramare. Sì? Volevo dirvi che il sindaco si è costruito una veranda abusiva nella sua villetta al mare. E invece a noi ci ha chiuso il chiosco che abbiamo davanti al municipio. Allora Antonio, continuiamo a raccontare appunto i tanti volti che hai interpretato al cinema, ma anche in televisione, e poi insomma una carriera anche brillante e vivace al teatro, però è rimasta sempre nel cuore un po' la Sicilia. Allora, questo al cinema, perché poi hai lavorato per esempio con Ficarra e Picone, no? Divertentissimi nell'ora, sì, legale, e poi però mi sembra che alla Sicilia ti legano anche progetti. Beh, per esempio, ecco, quello lì, il film con Ficarra e Picone, no? Ho partecipato molto volentieri, c'erano tantissimi attori siciliani. Forse è uno dei pochi film dove vedi tutti questi attori che alcuni non li conoscevo neanche, facevano anche piccoli ruoli, tutti quanti facevamo delle piccole cose.
Perché comunque la Sicilia è una bella fucina di attori, no? Ce ne sono tanti che qui vengono riservati magari dei ruoli un po' di caratteristi, di cose, ne infilano qui e là. E allora ho pensato questo, ma io con mia moglie Rosaria Russo, che è siciliana, che è venuta a Roma. Ed per è un'attrice. Un'attrice, sì, sì, ha dovuto lasciare appunto la sua terra, come io sono andato a Milano per formarmi come attore e tutto. Perché non cercare di dare questo bagaglio di conoscenze, di esperienze, perché non cercare di sfruttarlo nella terra che ci ha visto nascere, no? Fondare magari una scuola, una casa di produzione. A Catania abbiamo realizzato questo da poco, si chiama Chuck Si Gira, si occuperà di produzione ma anche di formazione. Stiamo facendo una scuola, un'accademia a cui hanno aderito amici, attori, registi, Tirabassi, Alessio Vassallo, Fabio Fulco. E questo secondo me è la possibilità di dare a dei giovani la possibilità di creare un futuro nel mondo dello spettacolo. E poi è un modo di condividere appunto quello che è il vostro mestiere, il vostro lavoro, assolutamente bene. Ti facciamo un grande in bocca al lupo e allora l'abbiamo detta, è anche una notizia, no? L'abbiamo detta, sì, alle, sì, amiche, sì, e agli amici che Si ci Gira. Seguono. Assolutamente, e il nome direi che è evocativo, è tutto un programma. Ma perché fai vestire tuo figlio da prima comunione e poi tu non ti sposi in chiesa? Perché? Ma perché è un sogno! Già, lo sai benissimo che non è che sempre nei sogni uno più uno fa due. Allora, il mio sogno ricorrente è che io vestita da sposa che percorro questo binario morto, che cosa vorrebbe dire? Che io non mi sposerò mai? Scusate, possiamo sentire il parere della dottoressa? Allora, dalla Sicilia torniamo a Roma perché hai lavorato molto anche con Carlo Verdone, amatissimo in film che restano amatissimi perché Ma che colpa abbiamo noi, facevi parte di un gruppo di pazienti, diciamo, sì, così, un po' psicotici, quando la loro psicoterapeuta scompariva, tu andavi avanti e indietro con i treni, e poi c'è uno dei miei film, devo dire, preferiti, L'amore eterno finché dura, dove appunto il tuo personaggio metteva in crisi la storia d'amore tra Laura Morante e Carlo Verdone, di questo Guido che ritornava in tutte le cose. Sì, lì c'è una frase, o dentro o fuori, che forse è una fase che in molti rapporti. E tu che dicevi lì? Vado a sedere. Beh, io ci pensavo un attimo, poi coglievo al volo questa occasione. Fuori. O dentro o fuori. Lo capisci anche tu che non ci sono alternative, no? O dentro o fuori. Fuori. Poi ci sono in arrivo anche altri progetti, perché c'è una serie, Boris, che è stata già di grande successo, che adesso tornerà appunto su Netflix, girerete appunto dei nuovi episodi, lo ricordiamo, è ambientata su un set televisivo, devo dire, dove ne succedono un po' di tutti i colori, e tu sei un produttore, insomma, abbastanza di quelli. Ma come la vedi? La televisione è così? O è quello? O è Boris che la racconta così? Come la vedi tu? Ma diciamo che rispetto a Boris, parliamo di 10 anni fa, no? Rispetto a 10 anni fa forse la televisione è un po' migliorata da questo punto di vista, però allora sicuramente era fedele, fedelissima, perché comunque tutti noi venivamo da questo mondo, facevamo effettivamente questo lavoro nelle varie fiction. Qualcuno diceva che fare Gli occhi del cuore 2 era una pazzia. Una serie che fa 11 milioni. Non muore! Anch'io devo dire una cosa, signori. Liberi tutti! Abbiamo rivelato, è come un occhio indiscreto che guarda dietro le quinte, quindi è stato un bel regalo fatto a un pubblico ignaro, diciamo così, no? Per questo credo abbia avuto successo, perché un pochino abbiamo guardato dietro le quinte, fatto vedere quali sono poi. Cosa succede, cosa potrebbe succedere, cosa è meglio che non succeda. Poi non ti sei fatto mancare niente, perché ho studiato un po', hai anche interpretato tanti ruoli di sacerdote, perché appunto hai interpretato, sì, Don Pino del Don Guanella di Roma in un film, quindi un sacerdote realmente esistente. Poi sei stato un frate con Abate Antuono, sei stato il segretario di Paolo VI in una serie appunto di grande, sì, sì, successo. Confessore. Non ti sei fatto mancare niente, insomma. No, il prete è un bellissimo ruolo. Beh,
Io diciamo che da bambino sono cresciuto in una casa dove c'era la nonna e la zia, no? Loro avrebbero desiderato, no, una carriera ecclesiastica per me, quindi avevo sempre questi ricordi in chiesa, con la parrocchia, con le associazioni anche cattoliche, eccetera, eccetera. Però penso che il prete, insieme al medico e al poliziotto, diciamo, sono delle persone che si occupano degli altri. Assolutamente. Che hanno un senso di giustizia. Uh-huh. E quindi sono dei bei personaggi dal punto di vista esclusivamente cinematografico, professionale, no? Come ci salutiamo? Perché mi verrebbe da chiederti, manca qualcosa, oppure forse quello che ci manca adesso, un po' come i protagonisti di questo film, no? Che partono per questa grande avventura, prendono questo pullman. Forse in questo momento, col Covid, con quello che sta succedendo, ci manca proprio questo. Questo periodo noi abbiamo accumulato dell'energia, l'abbiamo un po' chiuse dentro noi stessi. Io credo che il sogno di tutti noi in questo momento, la speranza che tutto questo finisca presto, e anche di far esplodere questa energia, che quando le cose torneranno a essere normali ci possa essere una bella ventata, una bella aria di rinnovamento, di voglia di vita. Quindi cerchiamo di realizzarli questi sogni. E allora grazie ad Antonio Catania, grazie per la sincerità con cui ti sei raccontato. Effetto Notte torna dalla prossima settimana, ma voi adesso restate là perché andiamo a Cinecittà e andiamo a raccontare un regista intramontabile. Fellini torna a casa negli studi di Cinecittà ed è un altro Fellini ancora da scoprire nella mostra realizzata dall'Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con l'Archivio Elisabetta Catalano. Proprio a Cinecittà e dentro un set di Fellini, la Catalano ha iniziato la sua carriera di grande fotografa internazionale. Il film era 8 e mezzo, Elisabetta Catalano aveva poco più di 20 anni e interpretava la sorella di Luisa, la moglie del protagonista. Questo per la mia cara cognatina, alla quale finalmente sono diventato simpatico perché ha capito che le cose devono andare adesso così. Ti prepariamo subito il bagno. Gloria, qui c'è quello che sai. Da allora, in pratica, Fellini e la Catalano non si sono più lasciati, uniti da una stima reciproca, un rapporto speciale. Rossa la famosa sciarpa del regista, rossa la matita con cui la fotografa faceva dei tratti sui negativi per indicare che quella era la foto scelta, quella da stampare. Il titolo della mostra, Ritratto Rosso, viene proprio da questo segno. È un artista del ritratto fotografico, la Catalano, quella da cui, più di chiunque altro, Fellini ha preferito farsi inquadrare e immortalare, ma che ha voluto anche sui set di alcuni suoi film, 8 e mezzo appunto, satirico, La città delle donne, La voce della luna. Gli scatti della Catalano ci mostrano Fellini al lavoro, nel suo rapporto con gli attori, intento a spiegare la scena, come in prova d'orchestra, dove mostra come afferrare la sedia, quella stessa che poi vedremo in mano uno dei rivoltosi. Nei ritratti in studio, specialità di Elisabetta Catalano, che utilizzava grandi fondali pitturati, a catturarci è la sua attenzione al linguaggio del corpo, la postura delle mani, i gesti, lo sguardo. C'è anche l'ultima foto fatta a Fellini, alla vigilia dell'assegnazione del 5° premio Oscar nel 1993, subito prima di partecipare alla cerimonia a Los Angeles e poco prima della sua scomparsa. Dettagli, immagini che raccontano la personalità di un grande come Fellini. Lo dice la Catalano stessa. Magico era lui, tutto. Era forse la persona più straordinaria che abbia mai conosciuto.